Ciao! Allora, nuovo anno e nuovo sfondo. Ditemi se vi piace questo sfondo in movimento. Ecco, se vi piace, gentile concessione di mio padre, quindi ringraziamo lui. È comunque carino, dai, su, fa un po' di colore. Allora, siamo qui con il video dei top del mese di gennaio. Se sentite rumore è il vento, perché quest'anno non ci facciamo mancare niente. Abbiamo il freddo polare, ghiaccio, perché oggi è una lastra di ghiaccio, e per di più c'è anche il vento. Temperatura della casa 10 gradi, quindi evviva, andiamo con i top. Il primo prodotto che vi mostro è questo bagno doccia della Bottega Verde. Questo è Argan del Marocco. Dice di essere un bagno doccia nutriente con estratto di gelsomino del deserto e d'argan. Allora, è un 50 ml e se mi avete seguito su Instagram e su Facebook, durante il periodo natalizio avevo il calendario dell'avvento di Bottega Verde, quindi ogni giorno aprivo una casellina e c'era un piccolo prodotto. Quindi ora li ho provati e inizio a parlarvene. Questo bagno doccia lo trovo davvero valido. Intanto ha un profumo bello avvolgente, speziato, e lo trovo perfetto per il periodo freddo natalizio, quindi perfetto. Poi fa una bella schiuma che è bella profumata, ma non persiste sulla pelle. Comunque è buona. Va bene per la doccia perché non fa troppa schiuma. Quindi effettivamente bagno doccia è meglio per la doccia. Meglio perché io ho la doccia. Non irrita la pelle, la lascia morbida, ma comunque dopo in inverno io applico la crema, quindi non è un problema. E che altro dire? Direi nient'altro. È un buon prodotto, sicuramente mi piace. Profumazione ed è perfetta per l'inverno, comunque sia per chi piace anche l'argan, ma comunque è buona sicuramente. E io questo prodotto lo consiglio perché a me è piaciuto. Il secondo top di cui vi parlo, e anche qui siamo sempre in tema, no, questa qua me l'avevano data in negozio, scusate. Allora, sempre Bottega Verde, sempre la linea Argan del Marocco, ma questa volta è la crema mani, questa. Allora, crema mani rigenerante nutriente, sempre con Argan, gelsomino, Argan e gelsomino, basta. E questa crema la trovo che sia intanto una profumazione che è molto buona, è molto speziata, è perfetta per l'inverno, trovo, perché è avvolgente, ma non è invadente, cosa importante. Assorbe molto velocemente, quindi è adatta ad applicare sulle mani anche più volte durante il giorno perché assorbe subito. Ha un potere idratante basso, medio-basso, perché millenisce le mani dal freddo, però per la sera, ad esempio, metto un prodotto più ricco che stia lì ed è più a lungo, ma che faccia una bella azione nutriente e riparatrice. Comunque sia, trovo che per il giorno è perfetta, sia da usare durante la giornata per poi avere le mani subito libere, oppure anche da portarsi in borsa, portarsela dietro, perché comunque è comoda e pratica ed è un altro prodotto di quelli che io vi consiglio e promuovo. Ultimo top per questo mese di gennaio è questa tisana della Yogi Tea e Robois, infuso ayurvedico di spezie con Robois, cannelle, chiodi di garofano. Poi c'è nelle indicazioni qui nelle componenti al 70% Robois, poi c'è la cannella, zenzero, carruba, cicoria tostata, cardamomo, chiodi di garofano, pepe nero, olio di cannella, olio di zenzero, olio di cardamomo, estratto di vaniglia. Dopo questa tiritera, cosa posso dire di questa tisana? Allora, intanto è perfetta per l'inverno. Io amo le tisane, si sa, è speziata ma non troppo, avvolgente ma non troppo. È perfetta per chi non ama le tisane dolci e comunque sia non troppo speziate. A me piacciono quelle belle speziate, ma comunque sia questa non posso dire che non mi piace, perché comunque sia, l'ho già detto, comunque sia, ma comunque è leggermente speziata e comunque sia il Robois fa anche bene ed è
E può andare, fortuna che si salva un po', si sente bene i chiodi di garofano e la cannella, che comunque anche durante l'infusione si sente bene, e poi è perfetta per l'inverno, è calda, avvolgente, quindi comunque sia il 6, glielo do perché è una di quei sapori che possono piacere a tutti, anche a chi non amano i sapori troppo troppo speziati. E allora, questi erano tutti i tre top del mese di gennaio 2017. E fatemi sapere se vi piace questo sfondo o se vi ha un po' perso con queste stelle che girano. Io, come sempre, spero di esservi stata utile e se ti è piaciuto il video, mi metti un like e ti iscrivi al canale così non perdi le prossime recensioni e mi fai capire anche se apprezzi questi video un po' più corti del solito. E spero di essere stata utile e alla prossima. Ciao!